Vuoi dire che è quasi mattina con quel suo sogno di luce? La luce della religione di ogni giorno. E cosa provi davanti a questa fatalità? La luce, come tu dici, è appena un sogno dietro quella della luna. Posso ancora resistere. Già. Ma quando saranno di nuovo le 8 di mattina e la vita sarà ricominciata sotto il sole innocente? Lo so. Ci troveremo a quel passo. Lo so. L'irreparabile ci aspetta. E sarà un momento come un altro. Ma a cosa pensavi? In momenti come questi io ho delle nostalgie, come sogni, fatti tanto tempo fa che tornano in forma di cose reali. Forse sono sogni di mio padre e di mia madre. Io non ho ancora 30 anni. E come posso dunque ricordarmi di quel tempo? Di quel tempo lontano, quando qui erano tutti bravi. E in fondo, verso il Po, non c'era che un po' di nebbia. Eppure lo ricordo. E ricordo che i pioppi erano radi, verdi sull'erba più verde. E la loro era una grigia corona intorno all'amore delle dolci scimmie contadine, che non guardavano il cielo se non per pregare. E per tutto il resto del tempo guardavano le zone. Così si erano fatti, di terra bagnata e pietra bianca, con le mani giunte, o nel pugno un rastrello. Verso le Prealpi, o verso i colli Euganei, non c'erano che paesi con casali e palazzetti. Per dove passavano nel sole sotto i rosoni, in un immedicabile silenzio. I carri del mosto del fieno. Qual era il più selvaggiamente, umanamente, profumato? Uscivano le ragazze verso sera dalle prime fabbriche e tutti si accorgevano dal loro passo se era autunno o se era primavera. Nei popoli di terra, scesi da 1000 anni dalle Alpi e stanziati lì, nella pianura, per altri 1000 anni, era andato perduto ogni segno di barbarie, anche nei loro buoi e nei loro cani. I padri e le madri, ormai piccoli borghesi, dopo tanti anni erano di quella terra bagnata e pietra bianca. Ma come posso ricordarmi dei Celsi, dimmi, se non ho ancora 30 anni? Dei Celsi luminosi, dentro le aie in ombra, di un verde acceso come l'oro, o dei Celsi in fila che reggevano le viti, così neri a febbraio, contro i monti celesti. Il mondo era così, ricordo, almeno da 12.000 anni. Le prime ciminiere a Monza e Milano erano sorelle dei pioppi nelle campagne di Cremona. La religione rendeva tutto uguale fin da prima di Cristo. E io mi ricordo che ancor prima si pregava allo stesso modo, nelle nebbie profonde o nei giorni sereni, con il sole in mezzo al cielo azzurro e freddo. Forse era un ubriacone o un fascista mio padre. Eppure immergeva la sua grossa mano nell'acqua santa e così la sua gretta sposa. Non è passata una vita sola da quei tempi. Il grano arrivava fino alle prime case delle città. La vita quotidiana si svolgeva come dentro le tane. In quei paesi sacri la terra bagnata e la polvere che sa di neve. I campi di erba medica e le case dei vicini erano tutto il mondo, con Roma lontana.
Qualche volta mi viene in mente questo lungo sogno. Ne siamo fuori. In questo sogno vedo il volto di mia madre, infinitamente più vecchio della sua età. E il volto di mia madre giovane, nella sua innocenza, incapace di profetare come una cagna. Ma che certezza aveva negli occhi. Che mi importa se quella certezza era il semplice per pensare dei piccoli borghesi di quei tempi, che se era schiava del suo essere moglie e madre. C'era tutto l'uomo come era stato per 12.000 anni, nella certezza di quegli occhi aperti su un paese fra le Alpi e il mare. C'erano Mantova e Firenze, i piccoli paesi sul Po e l'Appennino, la piccola Grecia con la polverosa Atene. Veniva la stagione in cui dovevano fiorire le primule sulle prode, ed ecco che le primule fiorivano. Che cosa vuoi fare? E cosa vuoi fare tu? Anche io le tue stesse nostalgie. Sono come soffi di realtà che giungono dove è caduto ogni vento. Con essi il mondo giunge di nuovo tra noi. Sì, perché il mondo non è il mondo presente. Noi siamo sempre un poco più indietro. Col mondo presente noi potremo venire a patti. I nostri atti sono dovuti a lui. E noi potremmo ripagarli in qualche modo. Ma col mondo passato non possiamo far nulla. Esso non ci impone nessun atto. Esso si limita a guidarci e a giudicarci. Non ascolta le nostre parole, ma ci guida e ci giudica con gli occhi buoni di un cielo, di un sole in mezzo al cielo azzurro e freddo. La castità dei severi e giusti scimmioni che guardano cielo e zorre, arano e potano, vangono e vendemmiano. Hanno burocrazie ordinate come vigneti, servono in eserciti del re, sono schiavi del fascismo perché poveri antichi. La storia è passata su loro sempre uguale, come un'eterna nube. Ora che tutto è cambiato, abbiamo dietro di noi un mondo con le sue stagioni. Ed è quel mondo, amore mio, che abbiamo violato. Con i nostri atti di violazione. Perché era quello, non questo, che meritava di essere violato. Che ci dava l'irresistibile voglia di violarlo. Ma in esso, come dici bene, la stessa forza che ci fa peccare ci fa anche non voler peccare. Ciò che bestemmiamo è ciò che preghiamo.